Capitolo ventunesimo. Come fece la pace dell'uomini da gobbio con uno cattivo e malvagio lupo. Al tempo che San Francesco dimorava in Agobbio, venne nel contado di detta città un grandissimo lupo, terribile et feroce, che non solamente divorava gli animali, ma eziandio gli uomini. Intanto che i cittadini stavano tutti in gran timore, che molto spesso si avvicinava alla città. Onde, quando fuori andavano, tutti andavano armati come andassono a combattere. Et con tutto questo non si potevano difendere da lui chi solo con esso si scontrava. Et per la paura che di lui avevano, vennono a quello che nullo ardiva uscire dalla terra solo. Per la qualcosa, San Francesco, avendo loro gran compassione, li liberò uscir fuori a questo lupo, benché da cittadini sconsigliato ne fosse. E fattosi lui il segno di Santa Croce, uscì della terra con suoi compagni, e solo puose sua fidanza in Dio. Dubitando gli altri andare più innanzi, San Francesco solo piglia il cammino al luogo ove lo lupo stava. E presente molti cittadini, quali erano venuti ad vedere quel miracolo, lo lupo si sta incontra a San Francesco con la bocca aperta. Appressandosi San Francesco a lui, fattoli il segno di Santa Croce, lo chiama ad sé, dicendo: «Io ti comando da parte di Gesù Cristo, frate lupo, che non facci male ad me né ad nulla altra persona. Mirabil cosa! Come San Francesco ebbe fatto il segno di croce al lupo terribile et pauroso, subito ristette di correre, et chiudendo la bocca fu fatto mansueto come uno agnello, gittandosi ai piedi di San Francesco. Al quale San Francesco disse: «Fra lupo, tu hai fatti di molti mali et grandissimi malefici in queste parti, uccidendo et guastando le creature di Dio senza licenza, et non solo hai uccise et divorate le bestie, ma hai avuto ardimento di guastare et uccidere gli uomini fatti alla immagine di Dio. Onde meriti le forche come ladro et omicida pessimo. Et omni gente gridando mormora di te, et tutta questa terra te inimica. Ma io voglio far questa pace fra loro et te, sicché tu non li offenda più, et loro ti perdoneranno omni passata offesa fatta, et non ti perseguiteranno più gli uomini né cani». Queste parole udite, il lupo, con atto di capo ed orecchi et di corpo chinando il capo, mostrava di accettare quello che San Francesco diceva et volerlo osservare. San Francesco dice: «Frate lupo, poiché ti piace di fare et di tenere questa pace, io ti prometto che continuamente ti farò dare le spese mentre che viverai ad gli uomini di questa terra, sì che non patirai più fame. Però ch'io so bene che per la fame omni male hai fatto. Ma poi ch'io ti farò questa grazia, voglio, frate lupo, che mi prometta di più non nuocere a nullo uomo né animale. Promettimi tu questo?» E lo lupo, con inchinare il capo, fece evidente segno che prometteva. San Francesco dice:
frate Lupo, io voglio facci fede di questa promessa, ch'io me ne possa ben fidare. E te distese la mano per ricevere la fede. Lo lupo levò alto il piè dinanzi e te dimesticamente il puose in sulla mano di San Francesco, dandoli con cenni quei segni che meglio poteva. Allora disse San Francesco: Lupo frate, io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu mi venga drieto senza dubbio alcuno. E te col nome di Dio andiamo ad firmare questa pace. Ubbidendo, lo lupo se ne va con San Francesco, mansueto come agnello. Questo da cittadini veduto, si maravigliano forte. Subito questo miracolo fu palese per tutta la terra. Subito omni gente, maschi, femmine, piccoli et grandi, giovani et vecchi, traggono in piazza a vedere lo lupo con San Francesco. Essendo così congregato tutto il popolo, San Francesco si leva et predica, dicendo loro, fra l'altre cose, che per li peccati permette il Dio simili pestilenzie. Ma molto più è pericolosa la fiamma dell'inferno, che eternamente a dannati dura, che non la rabbia d'un lupo, quale altro che il corpo uccidere non puote. Adunque, quanto è da temere dell'inferno, quando la bocca d'un piccolo animale tiene in paura tanta moltitudine di gente. Tornate dunque, dolcissimi fratelli, a Dio, et fate penitenzia dei peccati vostri, et Dio vi libererà al presente dalla bocca del lupo et in futuro dalla fiamma dell'inferno. Compiuta San Francesco la predica, disse: Fratelli miei, frate lupo, che è qui dinanzi a voi, m'ha promesso et fatto fede di far pace con voi, et non offendervi più di alcuna cosa, se voi promettete a lui di dargli omni dì le cose necessarie da vivere. Et io per lui entro mallevadore ad voi, che il patto della pace vi osserverà di certo. Allora il popolo, a una voce, promisono tutti di notricarlo continuamente. San Francesco disse al lupo dinanzi ad tutti quanti: Tu, frate lupo, prometti osservare il patto della pace, di non offendere uomini, né animali, né alcuna altra creatura. Inginocchiato, il lupo inchina il capo, et con atti mansueti di corpo, di coda e d'orecchi, secondo che a lui è possibile, dimostra voler osservare i patti che San Francesco dice. Allora San Francesco dice: Io voglio che come mi desti fede di questa promessa fuor della porta, così qui, dinanzi ad tutto il popolo, mi dia fede di tua promessa, et che non mi inganni di mia malleveria et sicurtà al popolo per te fatta. Allora lo lupo, levando alto il piè diritto, lo puose in mano di San Francesco. Onde di questo atto e degli altri soprandetti fu tanta ammirazione e allegrezza in tutto il popolo, per la divozione del santo, per la novità del miracolo e per la pace del lupo auta, che tutti cominciarono a gridare al cielo, laudando e ringraziando il Dio che aveva mandato loro San Francesco, qual per suoi meriti li aveva liberati di bocca di sì crudel bestia. Vivette frate lupo di poi 2 anni in agobbio, dimesticamente entrandosi per le case, a uscio, senza far male a persona, così come senza riceverne da nullo, cortesemente dagli uomini notricato. Et andandosi così per la terra et per le case, senza mai abbaiarli li cani.
finalmente, passati 2 anni, frate Lupo di vecchiezza si morì. E i cittadini di sua morte si dolsero assai, perché a sì mansueto andare per la città, molto si ricordavano meglio della santità et virtù di San Francesco. Allaude di Gesù Cristo.